On the road again. Just can't wait to get on the road again. L'impatto di Garnett sulla città si è visto per non so quante partite di sold out dell'arena e i Timberwolves non sono, diciamo, la squadra più seguita dell'NBA, ecco, se vogliamo metterla in questi termini. E ci sono state le scene come il fan che nel 2003 ballava con la pancia nuda, vecchio con i bimbi, che ha ricominciato a ballare ed è stato di nuovo riportato via dalla sicurezza. Imbarazzante. E, diciamo, facciamo finta di sia commovente, era solo imbarazzante. Però Garnett è rimasto colpito. Garnett è rimasto colpito e gli ha fatto segno per dire: sono qui per te, amico. Ora speriamo che rimanga anche per i prossimi anni, magari con un contratto onesto, perché poi dovrebbe entrare nella dirigenza. Ma l'impatto che ha avuto, a parte appunto sulla città, che secondo me non è da sottovalutare, anche nello spogliatoio. Poi sono uscite tantissime storie e storielle, non so quanto possono essere vere, secondo me molto in realtà. E sul fatto che il nostro Zach LaVine, che qui potete vedere il ritratto, non so se si vede, Zach LaVine dal nostro Marco, previsto, insomma, pronosticato vincitore della gara delle schiacciate, e ovviamente ci ha preso, quindi insomma abbiamo Slam Dunk Champions, abbiamo degli esperti, pizze fighi. E dicevo, Zach che dice: in realtà il mio armadietto sarebbe quello storico di Garnett, gliel'ho offerto, ma gli ho detto: non ti preoccupare, mi siedo vicino a te, io ho paura. È stato questo circa quello che ha detto, anche perché vediamo la faccia molto tranquilla di Zach, insomma, non si sposa molto bene con Garnett, ma potrebbe fargli bene. Mentre quella di Rubio, immagino che con Garnett proprio... Rubio invece è stato molto tranquillo, ha già ceduto le, diciamo, le chiavi della leadership, che non sono mai state proprio sue, però facciamo finta che fossero state sue, dicendo: è lui il capo, c'è soltanto da imparare, quindi un atteggiamento molto umile. Lui è quello che mi preoccupa di meno. Il buon Bennett non ha detto niente, è stato la sua classica faccia da pre-partita, partita, post-partita. Da morto, non si sa, probabilmente è stato... Forse lo è. Sì, può essere. O sta per diventarlo, insomma. Non è ancora stato ucciso, perché nell'ultima partita l'ho visto aggirarsi nei pressi della panchina, in giacca e cravatta, probabilmente lo sarà, beh. E niente, una storiella che si racconta è il fatto che Garnett avrebbe minacciato di lanciare tutti i cellulari nel gabinetto, nel caso appunto i ragazzi fossero stati troppo distratti. E niente, però questa è una cosa buona, perché tanto i soldi non mancano a questi ragazzi, uno se lo ricomprano. Secondo me qualcuno che picchi la Vin quando fa una cavolata, e ne fa, che dica a Wiggins: no, non sei abbastanza, devi continuare. Che picchi Bennett perché la Vin, perché va picchiato Bennett. Esatto, ci sta. Quindi buono così. Poi speriamo abbia un ruolo nella dirigenza, senza mezzi termini all'inizio dell'anno. Io voglio comprare Timberwolves, i soldi insomma ce li ha, se magari fanno guardare gli investitori. Alla fine lui un 300 milioni li ha guadagnati di stipendi, mi sembra che sia il più pagato dell'intera NBA. Lo è stato. E 800 milioni sono valutati i Timberwolves, quindi alla fine da lì ne manco 500, ma si trova tranquillamente. facili. Il futuro però purtroppo non passa da Garnett, dalla sua età. Io la volevo arrivare dai giovinetti, oltre dal mitico Zach, che però fa due tre cose, però insomma speriamo che impari a giocare a basket nel futuro. Oltre a Wiggins, che per ora è favorito per vincere il rookie dell'anno, anche se insomma un po' insidiato da Mirotic, che secondo me lo vedrebbe, ma lo vedrebbe Mirotic, ma alla fine lo vince Wiggins. Ora i Timberwolves sono secondi nella classifica inversa per la prima scelta, sperando la mantengano, subito dietro ai New York Knicks. E niente, chi si profila all'orizzonte? D'Angelo Russell di Ohio State, Carl Anthony Towns di Kentucky e Jalil Okafor di Duke. Ora credo che alla fine siano questi i nomi, forse Emmanuel Mudiay, che ora sta giocando in Cina. Ma tu chi vedresti meglio per i Timberwolves? Diciamo, visto il nucleo che si sta prospettando, Wiggins, su chi potrei puntare in futuro? Wiggins, LaVine. Si spera LaVine, il mitico Shabazz Muhammad.
che nucleone che si prospetta, chi ci avrai? Guarda, a me intriga Cippa Rubio, quindi ovviamente ci dovrei puntare, A me intrigherebbe Russell, ma vorrei cioè il ragazzo che mi ispira di più in realtà per questa squadra è Towns, per un semplice fatto che il futuro per ora passa da Wiggins e anche da Rudd, perché ha appena firmato il contrattone, quindi la dirigenza sta puntando su di lui. Pegovic è costantemente infortunato, abbiamo il mitico Gorgui Dieng, la Senegal Sensation, che continua a giocare. Che continua a essere Gorgui Dieng. Esatto. Grazie. Le sue partite da 5 rubate, 8 palle perse, rimbalzi, stoppate, sempre 5 falli, quindi fa solo 5 falli, ogni partita lo sai che farà 5 falli. Però insomma può farcela, e io vedo molto bene appunto Towns in questo gruppo, perché molto giovane, ha tempo per crescere. I Timberwolves non hanno fretta di fare i playoff, hanno tempo per crescere, non hanno le capacità di farli in questo momento, ed è la scelta migliore se si vuole puntare su, come diciamo, dal reparto guardie, su Rubio, Lavin, Wiggins e Shabazz, anche su Wiggins insomma alla piccola. Non credo che Russell possa essere la soluzione, mentre Towns sì. Certo, con le ultime scelte hai Bennett, hai preso Adrian Pendia Trade, dando via anche una scelta seppur protetta, dovresti prendere Belizza dall'Europa, un'altra da grande, insomma potrebbe essere un po' problematico, ma tanto magari da quattro giocatori uno ne esce bene, speriamo. Sì, no, tutti gli altri sono giocatori, come dire, sacrificabili, magari via trade. Cioè io non è che non scelgo una alla forte per esatto, Bennett, quindi direi Bill Cat, Garnett in danza. Anche perché Okafor, con i problemi che si porta dietro, così poi con le comparison con Al Jefferson, non lo so, potrebbe non Al Jefferson a Minnesota già andato, diciamo. Esatto. Avete già visto, avete Vabbè, sono Ari Zecchi, io Zecchi ti seguo sempre, anche su Twitter, mi raccomando, allora. Però non mi piace, perché prendi Lambit che scrive tutte cavolate su Twitter, tu sei troppo serio, cioè la faccia ce l'hai, metti qualche schiacciata qualcosa, dai. Inizia a seguire Zanzalle su Twitter e già diventerai... Ma questo Marco parla inglese per un po', tutto sai male. Ancora lui, quindi è perfetto. Parlate per voi, eh.